Infatti, il punto è che nella storia di ognuno può essere pescato un fatto che gli può essere riletto contro, naturalmente. Ma quindi nessuno... figuriamoci quanti Draghi, che è stato tutto in Italia. Certo, il punto tutto, probabilmente quindi... è politico, cioè Alessandro Di Battista rifiuta che ci possa essere quello che lui definisce il governo, è l'assembramento. Ma scusa, tutti tu vuoi d'accordo? Che uno che ha fatto per 10 anni il direttore generale del governo con 50, il direttore generale del tesoro con 50 qualche governi non fatto. Abbia avuto dei compromessi, non abbia avuto delle cose. E vabbè. No, io non giudico questo. Io giudico il fatto che prima di Renzi parlava giustamente: se vuoi fare soldi, carriera, vai nelle banche d'affari. E giudico il fatto che in questo paese, dilaniato da conflitti di interessi, 3 degli ultimi 8 presidenti del Consiglio, Romano Prodi, Mario Monti e lo stesso Mario Draghi, sono passati da Goldman Sachs. E 3 degli ultimi 5 direttori generali del Tesoro che hanno avuto a che fare con banche, scusi un attimo, e derivati di Stato che ancora lo stiamo pagando anche nei comuni, sono passati dalla direzione generale del Tesoro immediatamente alla banca d'affari. Draghi in Goldman Sachs, Siniscalco in Morgan Stanley e Vittorio Greene in JP Morgan. Goldman Sachs, questa mi mancava. Non l'ho capito. È la prima volta che sento Prodi come uomo di Goldman Sachs. A parte non ho detto uomo, ho detto che sono passati per Goldman Sachs. Allora, capito, ragazzi. Dunque, due letture. Perché, però, se io dico una cosa, non scimmiottate un ragionamento. No, in altri paesi esistono, è proibito un passaggio diretto da un direttore, dalla direzione generale del Tesoro alle banche d'affari. Quello che esattamente diceva Ci Renzi... Ci sono dei periodi di, diciamo, di decantazione. Allora, anche decantazione, mesi problema, fa... Se il problema del paese è l'economia... Si chiama un economista. Dove lavora un economista bravo? Spesso nelle banche. Ma che ragionamento è? È quello ma che non fanno. È allora, questo ragionamento, politica di professione e in Parlamento non devono andarci cittadini no, comuni. È per questo crisi che... si chiama il professionista. Forse col il problema è che siamo sempre in crisi. Troppi cittadini comuni. Io non la penso così. Non la penso così. Aspettate. Anzi, non la penso così. E addirittura io difendo quella storia politica del Movimento 5 Stelle, anche se l'ho lasciata per ragioni di incompatibilità però... politica, perché storicamente quel Movimento 5 Stelle, prima si parlava del dissenso, di incanalare la rabbia, è riuscita a incanalare la rabbia dei cittadini allora, in un percorso democratico. Un secondo, aspettate tutti, cosa succede?